se può bucca. Se può bucca. C'è il vi. Conta di. Sega disco per terra, i pneumatici, guarda un po' i pneumatici, sicuramente siccome ho lasciato la macchina qui, se uno passa oppure passa i carabinieri mette colpa mia, che è come se io ho discaricato, vedi questa qui è una ruota termica, poi è una gomma che pare buona questa qui, guarda un po', guarda una gomma nuova questa qui, cos'è nuova, c'è il battistrada, guarda che roba, Pirelli oh, e poi una gomma buona, Pirelli. Pensa un po', Pirelli ieri hanno fatto i 150 anni dell'azienda. Pensa un po', guarda un po', guarda i pneumatici che ho. Questa è un'altra Pirelli, Sì, Pirelli, guarda. Questi qui è termici, pneumatici termici, un po' secchi. È un po' secchi, c'è un po' di crepe, però era buoni questi pneumatici, una miseria. Guarda lì, l'hanno buttati via. Pensa un po', un trattore anni 1940, guarda lì, che antichità, guarda che radiatore, e il trattore 1940 al motore, porca miseria, le bello, qua c'è il pozzo, guarda un po', qua c'è il pozzo, guarda chi io. Guarda un po' cos'è, o il cesso, il gabicesso esterno o è il pozzo, fa un po' vedi, non si apre questa porta, non si apre questa porta, qua c'è oh, nammisa il pozzo, guarda lì, che c'era la pompa lì che tirava sull'acqua, guarda che roba, non si può bucca, iua, c'è casco, pampo, vedi? Guarda una serpe, cioè, cos'è? Le profonde, oh, fampo, vedi? Una miseria, guarda lì, è tutto tappato, non c'è più l'acqua, oh, mica c'è l'acqua, non c'è l'acqua, quella lì, la pompa. E la pompa anni 70, una miseria, che antichità de pozzo. Adesso come fa a scappare in questa porta che non si apre, non si allarga. Per fortuna che non è che sono tanto largo ancora, anche se peso 90 kg. Guarda un po' qua, un annesso esterno nuovo. Chi è stata restaurata? Sta casa, è stata restaurata, guarda un po' che roba, tutto nuovo per terra, il pavimento, la finestra, però negli anni 90 è stato restaurato qui, guarda un po' un ufficio nuovo, guarda tu che roba, oh, guarda tu che roba, chi è chiuso, è sigillato, guarda un po', e nammi, chi hanno provato a sfondare, hanno provato a paccare, a sfondare, e nammise, non ci si può credere, un ufficio nuovo, hanno provato a sfondargli la porta, guarda un po' chi, chi è chiuso, la cosa lì, la stalla è chiusa, chissà di chi era sa casa, chi ci campava qui dentro, guarda un po' chi è aperta, la casa è aperta, l'ufficio è chiuso, chissà come mai. Chi c'è faticava chi io? Il contadino, il vergaro era diventato lor signore in quell'ufficio da signori. E na miseria che ufficio da signori. Guarda un po' che garage, questo pure è stato restaurato. L'annesso, c'ha le finestre anni 90. Qui c'è chi dentro chi io? Due barili, anni 70. Guarda un po' tutte ferraci, tutta rubaccia, tutta grascia, discarica, i tubi dell'acqua. Guarda un po' che roba, guarda un po' chi dentro qui c'è. C'è tutti i mastelli qui dei fiori. Un altro coso lì, una carriola, guarda un po' che carriola per trasportare i fiori. Guarda un po' che bella carriola qui. La gomma è buca come al solito. A chi dentro chi chissà chi c'è, oh? Chissà chi c'è dentro sa porta anni 80. Guarda un po'.
Che macello qui dentro! Che macello qui dentro che c'è! I fiaschi, i fusti, i cosi lì! Guarda un po', tutti usati, oh, tutti usati! Porca miseria, che roba! Chi c'era? C'era l'acido, c'era! Che c'era? Fan puede! Acido nitrico, 42! Corrosivo, guarda! Può provocare l'accensione di materiali combustibili, provoca gravi ustioni, conservare fuori dalla portata dei bambini, non respirare i gas, i vapori, aerosol, in caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico, togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati, usare indumenti protettivi adatti, in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico, se possibile mostrargli l'etichetta. Unichimica, guarda, acido nitrico, guarda gli acidi che stati usati per i campi, qua cos'è? Pieni si acidi, chi? Sì, oh, è pieni, oh, si mandrilli, questi è pieni, porca miseria, guarda, oh, le ma smerdate, guarda, mi sono smerdato pure i stivali, guarda, del merda, cos'è la merda? È andata ciò, pure è l'acido dei stivali, allora i stivali li devo buttare via, oppure come fo a pulirveli a te, i stivali, sono andato proprio a pista lì. Porca miseria, che peccato. Vedi, per fortuna che c'ho gli stivali e non le scarpe, perché gli stivali, comunque vada, io adesso pistando chi del fie me se puliscene un po', vedi? Però le scarpe invece le devo buttare via, perché in tell'acido le devo buttare via le scarpe, vedi? Invece gli stivali, è meglio gli stivali, vedi? Faccio così, me li pulisco un tell'erba, eh? Pensavo che c'era un trattore là dentro, invece c'è tutti i fiaschi di acido. Guarda che caso, che caso. Chi cos'è? Aperto è chi? La stalla. È aperta la stalla, fammi un po' vedere. È chiusa, oh, c'è il lucchetto, guarda che contraddizione. La stalla chiusa, chi? Un sottoscala con una porta, oh. Con una porta, guarda lì, oh. Un tubo chi d'acqua schiantato sotto la scalinata. Chi era un sottoscala, vedi? Sottoscala, c'è la porta. Dalla stalla collega lì. Lì è tutto chiuso, sigillato, E na miseria, che roba. Guarda un po', una vigna, oh. C'era la vigna, chi? Apposta, era... Questo qui, sa casa, era un vivaio, guarda che roba, guarda tu i vasi che c'è delle piante lì sotto, oh, e sotto se piante i vasi delle piante, guarda che roba, questo è un vivaio senza serra. Vedi che c'è il tubo dell'acqua che portava l'acqua dappertutto, c'è pure il cemento armato qui, Vedi? Guarda un po' che roba. Dopo c'è i fili qui. E nammis, è enorme, su posto. Tutto abbandonato completamente. Campavene, dopo c'era l'ufficio dove facevano acquistare la gente le piante. Vedi là, c'è il nailo del coso lì. Il nailo che teneva su tutto quanto l'arsenale della serra, e poi c'è il nailo pure per proteggere le piantine sotto. Guarda un po' i cosi lì, i vasi che c'è, tutta plasticaccia per terra, inquinante, guarda, la plastica si spezza, tanto dopo tanti anni che non c'è più l'attività, non c'è pole ne mette più niente, perché tanto ormai è tutto abbandonato, vedi le piante, tutto abbandonato, chi? Sicuramente queste piante, alberi, cosa ci capisci? È nato di tutto, chi? Guarda, è di tutto di più, è tutto completamente abbandonato, vedi i tubi dell'acqua che portava l'acqua alle piante, e nammis, questa era un'azienda di fiori, come se può dire, un'azienda dei fiori, dei piante, e na miseria, che roba incredibile, guarda, incredibile cosa ho trovato, tutto abbandonato al massimo, non ci si può credere quanti luoghi abbandonati che hanno smesso le attività perché costava troppo. Guarda un po', un fagiano, oh.
è volato via da qui quest'altra serra che ci mette, ci hanno messo le piante per venderle, no? Adesso è tutto abbandonato. Guarda tu che roba, oh, che abbandono, un abbandono totale. E ancora c'è i tubi dell'acqua che dava l'acqua alle piante, questi sono i tubi anni 90, tubature anni 90, guarda che roba, i filari. Comunque la ma m'empesta, oh, dopo che ho toccato con l'acido di prima, di quell'annesso lì, quei mastelli di acido, che sicuramente quelli era il diserbante in modo che i fiori non si rovinavano dagli insetti, non se li mangiavano. È tutta chimica, è tutta chimica. Dopo la natura si rovina sa tutta sa chimica, o desi diavoli. Vedi gli ulivi qui che erano in vendita anche con la rete, vedi? Ci hanno messo la rete in modo che i malloppi quando li travasavano, li trasportavano, non si staccava. Però si è marciti, vedi? Si è infradiati. E fiorisce un po', però si è infradiato l'ulivo, guarda. Gli ulivi. Questi ancora è rimasti bene, questi qui. Tu pensa quanto costa gli ulivi, no? A comprare gli ulivi cucì, già pronti e tutto. Qui invece tutto abbandonato. Te pensa, allora deve essere che è successo qualcosa di brutto, E per chi è che campante sta casa. Saranno decessi sicuramente, sono decessi. Ah, qua è nate le piante e le scale qui l'hanno messe negli anni 90. Perché queste è state rifatte, vedi le scale? Queste è state rifatte e il granito, un po' la ma è smerdata, E le puzza Samà! Guarda un po' lì, l'hanno murata la finestra. A qua tutti i tubi d'acqua, i mastelli. Che facevi nella vendemmia quella volta? Facevi nella vendemmia, guarda lì, è andato su tutto, è andato su il pavimento qui. E il pavimento de granito anni 70, vedi? Anche più antico, più antico. Guarda il letto, i letti a baldacchì. E na miseria che lettacci. Però le molle, quella volta erano letti a molle, tanto ce l'avevi tutti quei letti lì. Guarda, questi qui, questi mastelli, uno costerà 20 euro su mastello qui, guarda quanti ce n'è. Tutti abbandonati, oh, tutti abbandonati. Porca miseria che roba. Ah qua che macello qui, che disastro. Ma qui è una casa che sicuramente apparteneva a un cosuli, a un vivaio, perché tutti si bidocchi dei cosi lì, le piante, capito, i fiori, i controfiori. Guarda, questo qui cos'è? Tutti i sacchetti della mondezza, oppure i sacchetti per i fiori, per inglobare i fiori. Sicuramente, guarda che roba, va. Ardinaili, dopo c'erano i tubetti per dai da bere ai fiori. Ardinaili che c'è, che non ha servito a niente. Si scatulò costerà 1000 euro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dopo lì in mezzo chissà quanti ce ne sarà. 1000 euro buttati via. Guarda i sacchetti di plastica qui per terra. I mastelli dappertutto, i tubi dappertutto. Chi c'è? C'è di chiude là? Guarda un po' le porte anni 1930. Eeeh, i sedili della 500, della Fiat 500 mi pare che. Nammi se che enormità sa casa, guarda che serbatoio di Eternit, oh, là su tutto. Qui c'è, oh, cos'è qui? Una cassa da morto questa qui, Cos'è? Una cassa panca, una cassa da morto. Adesso mi scappa fuori una pantecana grossa quanto un vitello, Fa un po', vedi? Ah, non c'è il morto qui dentro, lo scheletro. Non c'è nessuno, manca una mummia. Guarda qua il cesso, il gabicesso anni 30, 1930. Questo qui, 1982, oh, su un giornale attaccato su. Chi è questo? Chi è? Un calciatore, sicuramente. Franco Ghirardelli, chi è? Guarda un po', lavandia anni 70. Oppure questo anni 50, mi sa, Dopo color merda, in modo che gli stimolava. Quando si mettevano lì a cagà, vedevano il suo color merda, gli stimolava. Guarda un po', guarda, il cesso per laterale, cos'è? Cagavano come nonna Pincina. No, si è staccato, guarda. No, è proprio cucì, sicuramente era cucì, dai, pustà che cagavano cucì per laterale. Come facevano? Se incurnicchiavano. Guarda un po' chi verde, però una volta sicuramente era azzurro. Qua c'è qua, oh, c'è una strada, lunga, che chissà andò a finire con la strada,
E nammi, sei tutto verde, chi l'intonaco? Porca miseria, che roba! Ma tu guarda chi, il motore! C'è il motore del trattore, oh, quello lì anni 40! Il motore del trattore, guarda! Industria Argentina! Industria Argentina, oh! Porca miseria, pensa un po', lì dentro chi c'è, che dentro lì, oh? Cosa c'è? Cosa ci sarà? Quella baldacchina lì attaccato su, quell'affare lì, cos'è? È una pera, quello lì per accendere la luma. La luma, vedi, un filo anni 1910, guarda l'antico su filo. Ah, eccola, va, la pera che picciavi e spegnevi. E nammi, sai, che belle pavimento, di granito. Questo qua che ci mettevene la chimica dentro, chi ci mettevene la chimica per mazzare le piante, per mazzare tutto. L'uomo si è imbastardito. Guarda un po' l'avandì del 1800, l'avandì, fa un po' vedere questi sedilacci, sedilacci, questi qui erano comodi per la macchina. Guarda un po', guarda un po', aspetta, guarda, guarda che io. Che bella lavandì! Questo qui di granito oppure di cemento armato? È di granito sul lavandio. Vedi, guarda, guarda il granito che c'era ante il muro. Che bello! Che bella casa spaziosa! Guarda il braciere, oh! E il braciere! E il camice gigantesco! E nammi, sei qua? Qua chi mi ritrovo? Chi mi ritrovo? Oh, è un po'? Guarda un po' che mobiletto qui antichissimo, di nonno Basilio, guarda, si alza e ci mette il pace, mette la roba. Qui Elba, guarda un po', Elba, un fornetto mobile. Chi mi ritrovo qui dentro io? Guarda un po' i mastelli qui per le piante, per il coso lì, e nammi se. Chi è, oh? Chi è? C'è uno che porta il ca. C'è uno che porta il cagua. C'è una strada che va giù tutto. Chissà dove collega. E nammi, sei tutto abbandonato al massimo. Guarda qua, oh, il controsoffitto è un macello, E vedi una volta? Sotto c'è l'intonaco verde e sotto ancora azzurro. Tutte azzurre le case di campagna una volta, perché è simbolo, l'azzurro simbolo dell'acqua, simbolo della vita, simbolo dell'amore. Ora il portapà, il portapà anni 50, e poi portava pure le bibite qui sopra. Guarda il portapà anni 50, che antichità, guarda ancora la molla di ritenuta funziona, oh, funziona del 50, c'ha 80 anni, pensa un po' che roba. E adesso io qui recito la coroncina della Divina Misericordia per coloro che hanno abitato qui, che hanno fatto un'attività, hanno faticato una vita, e quindi adesso però sono decessi, sono nell'altro mondo, sta casa ormai non serve più niente, è finito tutto, finito tutto, tutto quello che hanno creato nella vita, ha servito, ma ha servito solo durante l'attività motoria, fisica, mentale, spirituale e sentimentale. Dopodiché, una volta che hanno lasciato questa vita terrena, apposta, hanno abbandonato tutto, tanto i beni della terra si abbandonano, è solo per momentaneo, quindi inutile accumulare chissà quante cose nella vita che non ci serve a niente dopo, non ce lo portiamo nella cassa da morto la roba. Per esempio, questa casa allo sfascio non si è portati niente dall'altra parte, quindi bisogna, è più importante accumulare i tesori nel cielo, dove tignola e ruggine non consumano, dove non c'è una condizione del tempo come ce l'abbiamo noi, che siamo usurati, siamo consumati dal tempo, dalla vecchiaia, siamo consumati, andiamo a finire nel nulla assoluto. Allora dobbiamo assolutamente far del tutto per accumulare i tesori nell'anima, i tesori nel cielo, facendo del bene, volendoci bene, iniziando ad amarci gli uni gli altri, ad amare Dio sopra ogni cosa. Amando Dio riusciremo a amare noi stessi e amare gli altri. Di conseguenza è tutta una causa di bene reciproco.
Quindi lodiamo il creatore, proteggiamoci e affidiamoci alla sua divina misericordia. Con la coroncina, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, chiediamo intercessione a San Michele Arcangelo, comandante di tutta la schiera angelica. San Michele Arcangelo, principe nobilissimo della milizia celeste, per ordine, potenza e volontà divina, combatti coloro che ci attaccano e difendici con la tua spada, impedendo tutti i mali e distruggendo ogni azione maligna compiuta contro l'opera di Nostra Signora e le sue apparizioni nel mondo, come pure contro di noi e le nostre famiglie. Schiaccia con la potenza di Dio la testa orgogliosa di Satana, di tutti i demoni dell'inferno e dei loro agenti maligni che agiscono per distruggere e perseguitare la Chiesa di Cristo, sposa dell'Agnello Immolato. Metti in fuga tutti coloro che non devono rimanere al nostro fianco, che ci colpiscono nella mente, nel corpo e nell'anima con le loro azioni malvagie e la loro vita negativa senza Dio. Allontana ogni menzogna, ogni falsità e ipocrisia, liberandoci dalle false amicizie, da quelle persone che tramano lacci e inganni contro di noi, che se ne approfittano e si fanno beffe della nostra benevolenza. Confidiamo nel potere della tua intercessione davanti al trono di Dio, nella certezza che il Signore ci libererà da tutti questi mali e pericoli dell'anima e del corpo. Regina potente del Sacratissimo Rosario e Regina degli Angeli, prega per noi. San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento, perché non periamo nell'estremo giudizio. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Adesso ci affidiamo alla misericordia della sorgente dell'amore, che è Gesù, che sarebbe l'amore nucleare, la sorgente della vita, colui che è, che era, che viene e che sarà per sempre e sempre esistirà e sempre sarà il nostro Dio creatore, l'amore vero che non tradisce, tutto il resto tradisce tranne che lui, la sorgente dell'amore inesauribile che ci ha creati dal nulla e ci ha donato il libero arbitrio, ci ha donato la possibilità di piegare la realtà odierna, attuale, di piegare i quantici. Grazie Gesù, lode e gloria a te. Iniziamo con la coroncina dicendo il Padre nostro, Ave Maria, gloria al Padre e il Credo Apostolico. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra, in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo,
in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te, ora e sempre. Amen. E la benedizione di Gesù scenda su di noi e su noi rimanga sempre. Amen. E adesso vado via pure da qui, purtroppo, finito il tempo. Allora, qua ho visto prima che è un macello, tutto rotto. A posto, vado via, va. Vabbè, però, gli stivali è un macello, guarda, tutti zozzi, guarda che roba. C'è l'acido. Anche se ho pistato un tel erba, però niente, fo la circonvallazione della casa adesso. Vedi chi pure c'è il ferro battuto. C'è il ferro qui, guarda un po' l'inferriata. È strano che non l'hanno tolta quelli lì che vanno in giro, i ferraccià. Pustà, come mai non l'hanno tolta? Vediamo un po' in mezzo a su bosco che c'è. C'è i tubi dell'acqua, le tubature. Qui sicuramente c'era un vivaio, qualcosa di grosso, un'azienda, qualcosa. Com'è possibile che...
Vedi i tubi sparsi di qua, di là. Dopo qua sotto su bosco, vediamo qualche rimasuglio antico, qualche altro trattore. Vediamo un po' se c'è qualche altro trattore. Sì, c'è i ferri, c'è, guarda. C'è tutto ferraccio, guarda chi. I pali, i ferri. C'è di tutto e di più, chi? Chi? Un ferraccio, uno che lavora al ferro, che lo vende pure, lo può piacchi in mezzo su bosco. Tanto non serve più a niente. Guarda che casa enorme, oh. Era dei signori, contadini, vergari. E hanno lasciato tutto, hanno lasciato tutto in questa vita. E tutto abbandonato e impresenziato. E allo sfascio completo, come in ogni casa che sono andato fino adesso. Ovviamente ogni luogo, ogni struttura ha un proprietario, sicuramente ci saranno i parenti, i controparenti, però per essere così aperto tutto quanto, senza recinzione, senza niente, deve essere o è morti tutti, oppure i parenti non si può ne permettere un restauro, un ripristino, nemmeno a metterla in sicurezza, perché è tutto aperto alla mercé di tutti, sa casa. Non c'è nessun cartello vietato entrare, niente, proprio zero. Addirittura c'è discariche ne qui davanti e c'è su trattore anni 1940. E da qui è tutto, the end, fine! One for a start.